Oggi voglio trattare il soggetto, la vittoria sulla delusione. Giobbe, capitolo 30, versetti 16 a 31. Giobbe disse: Ora mi consumo, mi hanno colto i giorni dell'afflizione. Versetto 17 di Giobbe 30. La notte mi trafigge, mi stacca le ossa e i dolori che mi rodono non hanno sosta. Per la gran violenza del mio male, la mia veste si sforma, mi si serra addosso come una tunica. Dio mi ha gettato nel fango e rassomiglio alla polvere, alla cenere. Io grido a te, ma tu non mi rispondi, ti sto davanti, ma tu non mi consideri. Ti sei mutato in nemico crudele verso di me. Mi perseguiti con la potenza della tua mano. Mi alzi per aria, mi fai portare via dal vento e mi annienti nella tempesta. Infatti lo so, tu mi conduci alla morte, alla casa di convegno di tutti i viventi. Forse chi sta per perire non protende la mano e nell'angoscia sua non grida aiuto? Non piangevo io forse perché era nell'avversità e non ero io angustiato per il povero. Speravo il bene, ma è venuto il male. Aspettavo la luce, ma è venuta l'oscurità. Le viscere bollono, non hanno riposo. Sono venuti per me giorni d'afflizione. Me ne vado tutto annerito, ma non dal sole. Mi alzo in mezzo all'assemblea e grido aiuto. Sono diventato fratello degli sciacalli, compagno degli struzzi. La mia pelle è nera e cade a pezzi. Le mie ossa sono calcinate dall'arsura. La mia cetra non dà più che accenti di lutto e la mia zampogna voce di pianto. Giobbe si trova in una forte depressione. Delusione, era diventato scettico di ogni cosa, dubitava la grandezza, la bontà di Dio. Come abbiamo letto, non credeva che Dio stesse guardando la sua situazione o rispondesse alle sue preghiere. Dopo aver indicato nel capitolo precedente come era ricco, rispettato, benedetto, Giobbe ora descrive come è ridotto, è deluso per le sue presenti condizioni rispetto a quelle che aveva sperato e programmato per la sua esistenza. Infatti abbiamo letto il verso: Speravo il bene ed è venuto il male, aspettavo la luce ed è venuta l'oscurità. Cari, la delusione è molto diffusa nelle esperienze della vita. Perché tra quello che sogniamo e la realtà che viviamo c'è sempre una grande differenza. Forse è utile considerare il significato della delusione che incontriamo sul sentiero della nostra vita. La delusione può avvenire quando siamo traditi da amici o persone che amavamo. La delusione può avvenire quando siamo licenziati dal nostro lavoro, siamo ingiustamente maltrattati. La delusione può venire quando pensiamo che la vita per noi non sta proseguendo secondo le nostre aspettative. Naturalmente le nostre aspettative potranno essere sbagliate. Quando abbiamo perso tutti i nostri beni come Giobbe, quando continuamente siamo malati, quando continuamente siamo depressi, viene la delusione. Quando siamo stati bocciati a scuola, dopo tante ore di studio, di preparazione, quando ci aspettavamo le nostre famiglie unite, sono ora in guerra uno contro l'altro, può venire la delusione. Potremmo continuare con questa lunga lista, ma generalmente la delusione ha a che fare, come ho detto prima, con le nostre aspettative reali o non reali. Aspettative che non sono state realizzate.
le persone sperimentano delusioni e possono mostrare confusione, agitazione, irritabilità, aggressività, depressione. La delusione è un'esperienza inevitabile che in qualche modo, poco o tanto, tutti attraverseremo durante gli anni della nostra vita. Ma cari, non dobbiamo mai disperare se la delusione ci colpisce, perché è parte delle esperienze della vita. Non possiamo sperare e aspettarci che tutti i fiori di un albero diventano frutti. Quanti fiori cadono a terra in primavera? Quanti castelli in aria? Quanti progetti elaborati soltanto frutto della nostra fantasia che non si sono attuati? Sul momento ci siamo rattristati, ne abbiamo sofferto, ma poi guardando indietro abbiamo convenuto che è stato meglio così. Le delusioni della vita ci hanno insegnato a programmare, a lavorare più duro, a sperare del continuo nel Signore. Le delusioni della vita ci maturano. Giobbe aveva sperato il bene e la luce e invece erano venuti il male e l'oscurità, almeno per un po' di tempo. La delusione scaturisce anche dall'ignoranza, cioè da non sapere il tutto. Come Giobbe, anche noi spesso facciamo degli errori di valutazione, giudichiamo dall'apparenza, oppure ci fidiamo troppo dei desideri del nostro cuore. Giobbe pensava di sapere di più del Signore, sembrava quasi. Allora Dio disse a Giobbe un giorno, Giobbe capitolo 40 versetti 1 a 2, il Signore continuò a rispondere a Giobbe e disse: il censore dell'Onnipotente vuole ancora contendere con lui? Colui che censura Dio, ha egli una risposta a tutto questo? In altre parole, Dio stava dicendo a Giobbe: vuoi tu ancora discutere con me, che sono l'Onnipotente, che posso qualsiasi cosa, che conosco ogni cosa, sono l'Onnisciente? Se sei un critico di Dio, Dio stava a dire a Giobbe: hai tu tutte le risposte? Allora Giobbe dopo un po' rispose al Signore, Giobbe 40 versetti 3 a 5. Allora Giobbe rispose al Signore e disse: ecco, io sono troppo meschino, che ti potrei rispondere? Io mi metto la mano sulla bocca, ho parlato una volta ma non riprenderò la parola, due volte ma non lo farò più. Cioè Giobbe si ravvede e si umilia nella presenza di Dio e dice anche queste parole in Giobbe capitolo 42, 1 a 6, molto incoraggianti, che ci aiutano anche a noi. Allora Giobbe rispose al Signore e disse: io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. Chi è colui che senza intelligenza offusca il tuo disegno? Sì, ne ho parlato, ma non lo capivo. Sono cose per me troppo meravigliose e io non le conosco. Ti prego, ascoltami ed io parlerò. Ti farò delle domande, tu insegnami. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto. Perciò mi ravvedo, mi pento sulla polvere e sulla cenere. Bellissime parole di Giobbe. Si è pentito. Ora lui dice: Signore, io ti farò delle domande perché voglio che tu mi insegni. Si è umiliato. Non sta cercando di insegnare a Dio, ma è pronto ad essere insegnato. Ricordiamo che siamo limitati, conosciamo in parte. Un giorno nella presenza di Dio conosceremo tutto, ma ora conosciamo in parte.
mentre Dio non conosce delusione, perché sa tutto e vede la fine dal principio. Noi sperimentiamo la delusione perché abbiamo posto fiducia in persone o progetti o nelle nostre abilità che vengono meno. Siamo limitati, non valutiamo tutte le circostanze come si deve. La delusione è una disciplina necessaria perché la vita senza le delusioni non ci insegnerebbe nulla. Anche le esperienze negative servono a formare il nostro carattere e Dio fa sì che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio. Nei momenti tristi, nei momenti di isolamento, nei momenti più crudeli, per la perdita, per il crollo, per la mancanza di speranza. Noi possiamo rivolgerci sempre a colui che non viene mai meno, Cristo Gesù, nostro Signore. Infatti, lo scrittore agli ebrei, nell'incoraggiare i tanti che erano dispersi nella persecuzione, soffrivano ogni giorno, erano maltrattati per la causa dell'Evangelo. Ma lo scrittore ha detto il versetto che sappiamo tutti a memoria: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi, in eterno. Cari, dobbiamo continuare a confidare in Lui. Egli ha promesso che sarà con noi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Paolo, scrivendo a Timoteo, disse che Dio era sempre fedele. Infatti leggiamo secondo Timoteo capitolo 2 versetti 11 a 13. Certa è questa affermazione: se siamo morti con lui anche vivremo; se abbiamo costanza con lui anche regneremo; se non rinnegheremo anche egli ci rinnegherà; se siamo infedeli egli rimane fedele perché non può rinnegare se stesso. Cari, serviamo un grande Dio, un Dio fedele, un Dio verace. Non dirà mai la bugia a noi. Quello che ha promesso si avvererà sempre. Confida nel Signore con tutto il tuo cuore. Geremia, il profeta, è conosciuto come il profeta del pianto, il profeta più deluso e triste della Bibbia. Aveva imparato un grande segreto che lo ha sostenuto dinanzi alle circostanze più avverse. Infatti, egli poteva dire, Geremia 17, 17, 18: quanto a me, io non mi sono rifiutato di essere loro pastore agli ordini tuoi, Signore, né ho desiderato il giorno funesto, tu lo sai. Quanto è uscito dalle mie labbra è stato manifesto davanti a te. Tu sei il mio rifugio. Nel giorno della calamità siano confusi i miei persecutori, non io sia confuso, siano spaventati essi, non io sia spaventato. Fa venire su loro il giorno della calamità e colpiscili di doppia distruzione. E poi Geremia, mentre che è deluso, guardando la città di Gerusalemme, perché ha visto la distruzione del popolo di Dio, stava cadendo nella depressione. Ma lui ha detto in Lamentazione, capitolo 3, 1 a 2: io sono un uomo che ho veduto l'afflizione sotto la verga del suo furore. Egli mi ha condotto, mi ha fatto camminare nelle tenebre e non nella luce. Come ho detto, Geremia si trovava in una grotta sulle colline di Gerusalemme, aveva visto la città distrutta, non comprendeva tutto quello che il Signore stesse facendo, è deluso della vita, della chiamata del Signore. Ma perché il Signore lasciasse che la città fosse distrutta?
ma poi venga questa realizzazione. E leggiamo i bellissimi versetti, Lamentazione 3, 22 a 20, a 26, che dicono: è una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti, poiché le sue compassioni non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande la tua fedeltà. L'Eterno è la mia parte, dice l'anima mia, perciò spererò in Lui. L'Eterno è buono per quelli che sperano in Lui, ma l'anima che lo, in Lui, per l'anima che lo cerca, buona cosa è aspettare in silenzio la salvezza dell'Eterno. Cari, nella delusione è sempre bello, importante, saggio aspettare in silenzio la salvezza del Signore. La delusione non annienta mai la speranza cristiana. Tutte le speranze possono venire meno, ma Cristo non delude mai. Isaia 26,4 dice, un bellissimo verso: confidate in perpetuo nell'Eterno, perché l'Eterno, sì, l'Eterno è la roccia dei secoli. Lo leggo di nuovo. Confidate in perpetuo nell'Eterno, poiché l'Eterno, sì, l'Eterno è la roccia dei secoli. Cari, la fiducia in Dio e la certezza che Egli governa ancora la vita di coloro che ripongono in Lui la loro speranza possono essere anche oscurate dalle tempeste della vita, come la luce di un faro è nascosta dall'uragano, ma il Signore diventa la nostra luce. La sua luce non sarà mai coperta da nessuno o da nessuna cosa. Viviamo in giorni di delusione, viviamo in giorni difficili, viviamo in giorni di guerre, rumori di guerre. Terribile quello che sta avvenendo nella Palestina, nel Israele, tutte le nazioni arabe. Magari il Signore è in controllo. Il Signore già c'è stato a quel tempo prima di noi. Il Signore conosce la fine di ogni cosa. Noi dobbiamo sperare nel Signore. Ecco perché mi piacciono le parole di Proverbi, capitolo 3, versetti 5 a 7. Proverbi 3, 5 a 7. Confida nel Signore con tutto il cuore. Non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Non ti stimar saggio da te stesso. Temi il Signore, allontanati dal male. Questo sarà la salute del tuo corpo, un refrigerio alle tue ossa. Versetto 9. Onora il Signore con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. I tuoi granai saranno ricolmi dall'abbondanza e i tuoi tini traboccheranno di mosto. Cari, fiducia e certezza non saranno mai estinte se si fondano sulle promesse della parola di Dio. L'unica cosa che è certa oggi è la parola di Dio. L'unica cosa che è certa oggi, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi in eterno. L'unica cosa che è certa oggi, nel principio Dio creò i cieli e la terra. Lo Spirito Santo è caduto sulla Chiesa, sui credenti. Dio è il nostro rifugio, Dio è la nostra forza. Qualcuno ha detto, che mi sono rimaste impresse le parole: durante i tempi di delusione, durante i tempi difficili, non lasciare mai andare quello che tu sai per quello che tu non sai. Sì, non comprendiamo tutto, non abbiamo le risposte a tutte, ma come ho detto prima, sappiamo che Dio esiste, sappiamo che
Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Sappiamo che Dio è un alto rifugio. Sappiamo che se Dio è per noi, nessuno potrà essere contro di noi. Non lasciare mai quello che tu sai per quello che tu non sai. Geremia ha detto anche queste bellissime parole. Geremia 29, 11 a 13. Infatti, io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Salmo 139, versetti 1 a 6. Bellissime parole che ci incoraggiano a mettere fiducia nel Signore. Salmo 103. Signore, tu mi hai esaminato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo, tu comprendi da lontano il mio pensiero. Tu mi scruti quando cammino, quando riposo e conosci a fondo tutte le mie vie, poiché la parola non è ancora sulla mia lingua, che tu, oh Signore, già la conosci appieno. Tu mi circondi, mi stai di fronte, alle spalle e poni la tua mano su di me. La conoscenza che hai di me è meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivarci. E poi andiamo giù ai versetti 13 e 16 del Salmo 139. Sei tu che hai formato le mie reni, mi hai intessuto nel seno di mia madre. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere, l'anima mia lo sa molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto, intessuto nella profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno d'essi era ancora sorto. Cari, Dio sa tutto di noi. Dio conosce tutto di noi. Dio conosce il passato, il presente, il futuro della nostra vita. Abbi fiducia nel Signore. Non cadere nella delusione. Non fa niente che non stai vedendo tutto. Le cose sono scure, ma verrà il giorno del sole anche. E noi possiamo dire ancora col salmista Davide, Salmo 139, versetti 23 e 24. Tutti dobbiamo dire: esamina, oh Dio, e conosci il mio cuore, mettimi alla prova, conosci i miei pensieri, vedi se c'è in me qualche via di iniqua e guidami per la via eterna. E poi Isaia dice queste meravigliose parole, Isaia 41, 17. I miseri e i poveri cercano acqua e non ve n'è, la loro lingua è secca dalla sete. Io, l'Eterno, li esaudirò, io, l'Iddio di Israele, non li abbandonerò. Cari, Dio è per noi un alto rifugio. Tanti mi scrivono e mi dicono: Pastore, prega per me, ho questo problema, ho quest'altro problema. E noi tutti, sono sicuro, Parole di Vita riceve chissà quanti messaggi, telefonate di persone che si trovano nei bisogni. Cari, Dio ci ha promesso che ci esaudirà. L'Iddio di Israele non ci abbandonerà. L'unica fiducia, l'unica cosa certa che abbiamo è che Dio non ci abbandonerà. Possiamo passare tutte le difficoltà della vita. La vita a volte non è giusta. Quello che stiamo attraversando non ha senso, ma noi dipendiamo dal Signore. Dio è il nostro rifugio, Dio ci aiuterà, Dio risponderà alle nostre preghiere.
e noi siamo certi che noi non dobbiamo mai cadere nella delusione che distruggerà la nostra vita. Anche quando la stiamo attraversando, Dio ci farà uscire dalla delusione se mettiamo tutta la nostra speranza in Lui. Affidati a Lui, dipendi su di Lui, confida nel Signore non con mezzo cuore, ma con tutto il tuo cuore. Mettiti nelle sue mani, Egli è potente, Egli è grande, Egli ci aiuterà. Che Dio benedica questa meditazione ai nostri cuori. Amen.